Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a fare una mini donut, una ciambellina con il fimo. Ho preparato fimo di questo color marroncino che ho mischiato col bianco e poi di questo colore azzurrino turchese. Allora, prima di tutto per fare la ciambella, io la faccio a modo mio, così la faccio, guardate. Prendo una pinna, non so se poi l'ho visto Erika, non mi ricordo. Che sto facendo in questo metodo, pare che l'ho visto dare che vuoi questa cosa e buchiamo al centro in questo modo. Ecco fatto, togliamo l'eccesso e no, non vi vedo con una forma perfetta, ma voi continuate a modellarla con le mani. Ecco fatto, ecco la forma della nostra donut. Ok, adesso per la glassa andremo a fare un piccolo vermicello in questo modo. Poi se mi volete richiedere vi posso fare la seconda parte del video Super Send con altre formine o altri metodi. Fate un vermicello un po' chiattino, così chiattino, nuova parola, e andiamo a prendere la misura della nostra ciambellina, visto che è un po' troppo grande, appunto, andiamo a tagliarne un po', togliamo un po' di eccesso e la facciamo un po' più piccola. Facciamo un vermicello così. Ci andiamo a mettere attorno alla nostra ciambellina. In questo modo. Facciamo l'altro. Proprio carino. Adesso ci andiamo a dare i zuccherini e la miglioriamo un pochino. Ok, eccola qua fino adesso. Schiacciamo bene bene la glassa, facciamo un po' così sopra. Ok, andiamo a fare i zuccherini con altri pezzettini di fimo. In questo caso li farò rosa. Ed eccoli qua. Non è poi così male, dai. Sono ancora una principiante. Scusate se faccio male le cose. Comunque, ecco la nostra ciambellina, mini donuts. Una mini donuts, sì, una mini donuts, carina, mini donuts. E niente, ho andato il cosino qua, un secondo. E niente, spero che questo tutorial vi sia piaciuto, mettete un bel pollice in su e ci vediamo al prossimo video. Ciao!